L'occhio del mirino, in occasione dell'inizio dell'anno internazionale dell'astronomia, vi porta a scoprire il mondo delle stelle e dei pianeti assieme al direttore del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova, il professor Piero Raffanelli. Lei è il direttore del Dipartimento di Astronomia di Padova. Cosa significa ricoprire questo importante ruolo e quali sono le sue specifiche attività? Dunque, il ruolo è essenzialmente di controllare e mantenere l'organizzazione del Dipartimento e nell'ambito di quella che è l'organizzazione universitaria. E poi la funzione principale è quella di garantire tutte le possibili risorse di ricerca e le facilities di ricerca ai componenti il Dipartimento, ricercatori, professori associati e professori ordinari. Vi è poi una parte importantissima di didattica, visto che noi abbiamo un corso di laurea in astronomia, noi e l'Università di Bologna siamo gli unici ad offrire un corso completo dal livello di bachelor fino al livello di master in questa disciplina, l'organizzazione di tutti i servizi che riguardano il corso di laurea. Quali sono i maggiori contributi apportati dal Dipartimento, da lei diretto e dall'Università di Padova alla ricerca astronomica nazionale? In particolare le chiediamo della progettazione e costruzione del TNG, il Telescopio Nazionale Galileo. Dunque, nel nostro Dipartimento, il nostro Dipartimento ha due indirizzi principali, un indirizzo teorico di ricerca e uno osservativo. Tutti e due sono di antica tradizione. Ripeto, il fatto che abbiamo un osservatorio universitario è stato quello che ha permesso di sviluppare in modo così esteso la ricerca osservativa. E la ricerca teorica pure con dei gruppi che si occupano di cosmologia teorica, cosmologia osservativa ed evoluzione stellare, tutti ben noti a livello nazionale ed internazionale. E il Telescopio Nazionale Galileo è stata una sinergia fra Dipartimento, Osservatorio e anche altri istituti italiani, ma con sede qui in Padova, diretto da un nostro collega, il professor Barbieri, che a suo tempo diresse tutto il progetto fino alla realizzazione del telescopio, alle Canarie, un 3,5 metri di nuova tecnologia che è diventato una facility nazionale, cioè un telescopio gestito a livello nazionale dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. Il 2009 è l'anno internazionale dell'astronomia. Quali sono le iniziative dell'Università di Padova? Dunque, il 2009 è stato dichiarato dall'Unione Astronomica Internazionale e dall'UNESCO anno internazionale dell'astronomia per ricordare i 400 anni trascorsi dalle prime osservazioni con il cannocchiale compiute da Galileo, del cielo compiute da Galileo qui a Padova. L'università, assieme al in coordinamento anche con il comune, sta organizzando delle iniziative ben selezionate che vanno da una mostra che organizza il comune che si chiama Il futuro di Galileo e che sarà nella sede di San Gaetano. Sarà una mostra molto bella organizzata con la consulenza di colleghi dell'università. Sarà una mostra interattiva in cui il pubblico potrà venire a contatto con esperimenti e con problematiche che riguardano l'astronomia e la fisica.